altri ospiti. Volevo salutare Carolina Crescentini, intanto, che domani torna su Rai 1 con I Bastardi di Pizzo Falcone 2. Con vero? Sì. Tra l'altro, grande successo la prima stagione. Adesso tornate per 6 lunedì. Tu interpreti, ricordiamolo, il pubblico magistrato di nome Laura Piras. Laura Piras, che ha una storia d'amore da un anno e mezzo segretissima con l'ispettore Lo Iaco, no? Che è Alessandro Gassman. Brava, la sa. Nella scorsa stagione, tra l'altro, avevi lasciato Gassman. Sì. E la tua panettiera non ti aveva più venduto il pane. No, era molto offesa, e io ho provato a spiegarle che non ero io, ma niente. Oh, nella puntata di domani, che è la prima delle 6 dei Bastardi di Pizzo Falcone, devi risolvere un caso di una neonata abbandonata per strada, è così? Sì, è tratto dal libro di Maurizio Reggiomanni che si chiama Cuccioli. Sì. Viene trovata, però non dobbiamo spoilerare. No, però come faccio a mandare la clip se non spoilerò un po'? Cioè, viene abbandonato il neonato. Va bene, e dovete capire che relazione c'è fra questo abbandono e un omicidio. Esatto. L'ho detta bene? Sì. Sì. Allora, vediamo questa scena, dai Bastardi di Pizzo Falcone, è una scena, adesso non vi voglio anticipare nulla, però insomma è... Stai spoilerando, Fazio, guarda, lo fare dopo sul nostro film, guarda, stai spoilerando. Manda la clip, poi chi capisce, capisce. Vabbè, è una scena che avviene fra le mura di casa, e poi parliamo anche del film di Lucia Occone con Nino Frassi, che abbiamo anche il provino di Lucia Occone. Stai scherzando? No. Allora, guardiamo intanto la clip di Bastardi di Pizzo Falcone. Stasera quest'uomo, Questa è una cosa segretissima, non si deve sapere. Cretino. Che poi, se lo sai tu... Che bisogno c'è che lo sappiano gli altri? In effetti. Sarebbe diverso se arrivasse un figlio. Ma credo che tu non saresti pronta. Pronta per cosa? Per esempio per dire a tua figlia che stai con me? Cioè, mi dia un po' di tempo, dottoressa. Vabbè, renditi utile. Apri il vino. Sì, dov'è, in frigo? Poi Marinella sta venendo a vivere a Napoli, ho bisogno di un po' di tempo per abituarmi al fatto di vivere con lei. Ma scusa, quando verrai a dormire da me che cosa le dici? Che è il turno di notte? No, hai ragione. Perché io gli ho dato già un sacco di problemi a quella ragazza. Ah, quindi io sarei un problema in più? Ma no, non ho detto questo, non è così, lo sai. Facciamo passare un po' di tempo... E vedrai che le cose diventeranno più semplici. Dammi un bicchiere di vino, so. Sì. Ma secondo te, la persona che ha ucciso la ragazza è la stessa che ha abbandonato la figlia? Siamo fermati qua, Lucia. Bravo! Hai visto? Si è capito. No, non si è capito niente. Si è capito che è l'assassino. Ma si è capito che alla regia c'è Dall'Atri. C'è Dall'Atri che è un grande regista. Sì, questo sì, questo è vero, si è capito, sì. Però non si è capito niente, scusa, Perfetto, si è capito che c'è comunque un problema nella loro relazione. Okay. C'è più tensione in quei dialoghi. Posso quando ti capita. Posso fare una domanda alla signora Crescentini? Sì. Ho letto una sua intervista, dice che lei è bella verticale, ma gli piacerebbe essere bella orizzontale. No, aspetti, non mi fraintenda. Allora, Orietta, aspetta un attimo. Ma perché in tutte le altre trasmissioni... Vabbè, seguono un copio. Deve leggere una poesia di Silvia Plath. L'ho letta. Io sono verticale. Infatti, tu hai copiato da lì. Plath. Non ho copiato. Fabio, non so se hai apprezzato. Hai preso lo spunto. Latte. Latte. La casa sembra meno aggressiva, da qua è aggressiva. Tremenda. No, io no. Sì. Io dico quello che leggo. Cioè.